Vieni avanti, ci stiamo mettendo a tavola. Prendine finché è caldo, con questo profumino non durerà a lungo. Bene, lo prenderò come un complimento. La mamma ha voluto fare una bella cenetta per tutti, per sollevare il morale. Direi che sta funzionando. Tutti devono riposarsi un po'. Tranne lei, lei non molla mai. E non aspettarti che cambi. Non ricordo l'ultima volta che abbiamo avuto così tanta gente. Forse quando ho detto a tutta la città che ero incinta di te. Erano tutti felici per noi. Non è perfetto, c'è ancora molto da fare, ma è bello avere ancora qualcosa di cui essere felice. Parole sante. Tutto questo non esisterebbe senza di te. Forza, fatti una bevuta. Te la meriti. Ma che cazzo? No! Sono loro. Portiamo dentro i bambini. Forza! Oh no! Dovreste metterle via. Non vorrete spaventare i bambini? Carmina! Andrà tutto bene. Mi dispiace, non mi piacciono le persone che raccontano bugie ai bambini. Perché lo stai facendo? La colpa è del tuo caro eroe. Andava tutto perfettamente prima che arrivaste, ma tu... Tu sei un cazzo di problema. Ci portate via la roba e sputtanate tutti gli equilibri. Dovremmo ucciderli e basta. No, un momento. Non vogliamo creare dei martiri. Quello che vogliamo è che tutti quanti capiscano che il vostro aiuto è una maledizione. Ogni persona che aiutate, ogni bambino che ispirate, ogni posto che costruite, noi ve lo porteremo via. Quando non avrete più niente, verremo a prendervi. Non farla cadere. L'unica moneta di questo mondo è il potere. Voi ci avete fatto sembrare deboli. Dovete smettere! Ora! Ci prenderemo tutto ciò che avete a cuore. A partire dalla vostra casa. E se non possiamo prendercela, la bruceremo. Sparite per quando torneremo. Venite qui, forza. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ehi, presto, va tutto bene, tutto bene, tutto bene. Torniamo dentro, andiamo. I bastardi in maschera. Tutto bene, da questa parte. Ehi, facevo già la fame prima che arrivassero loro. I guerrieri della strada non mi prenderanno di nuovo. E di certo... Mi ha aggiornato Carmina. Non ci faremo mettere i piedi in testa dai guerrieri della strada. I guerrieri della strada torneranno a giocarsi il tutto per tutto. Se ne pentiranno amaramente. Non abbiamo molto tempo per raggiungere postazioni di combattimento utili. Quindi dovremo sapere esattamente quando arriveranno. Ho mandato un ricognitore in avanscoperta. Se vede problemi, ci avvisa. Dovremo avere abbastanza tempo per prepararci. Sarei più sereno se andassi dal ricognitore a vedere se è tutto a posto. Non c'è margine di errore. Se crollano queste mura, crolliamo noi. Ne hai viste tante per arrivare qui. Un'altra giornata di merda. I guerrieri della strada non mi prenderanno. E di certo non prenderanno la mia. Stando qui fai già la differenza. Ehi,
ciao. Hai presente le facce che si liquefanno alla fine di quell'Indiana Jones? So come si fa. Ehi là! Wikipedia è rinata! E tu l'hai fatto da cicogna! Un'altra giornata di merda, scritta e diretta per voi dai Guerrieri della Strada. Ti ho visto con Carmen. Ehi! Solo un vero miracolo potrebbe salvarci ormai. Ora le cose andranno meglio. E siamo tutti grati. Lieto che tu ce l'abbia fatta. Cos'è un orgasmo? Questo posto ne ha passati un sacco, eh? Cioè, prima di tutto, c'era dello stress nell'aria. Sono tutto orecchi? Hai attirato l'attenzione delle gemelle. Mi dispiace. Ti vedo in forma. Tutto bene? Ti dico tutto quello che puoi sapere. Carmen, mia dolcissima, quando ti libererai di questa... Sai, mi dedicherai un po' di tempo. Questo sarebbe il tuo nuovo migliore amico. Sel, ascoltami. Puoi uscire con me la volta che vuoi. Quando vuoi tu. Gesù, spero proprio che non torni. Finora nulla da segnalare, ma potrebbero farsi vivi da un momento all'altro. Spero solo di poter avvisare tutti in tempo, quando i guerrieri della strada arriveranno. Non possiamo permetterci di perdere... Qui c'è un gruppo.
gruppo di guerrieri della strada diretto verso di noi. Thank you.
Vogliono scalare le mura! Dobbiamo fermarli tutti davanti! Ritirata tutti quanti! Proteggete la casa! Fanculo! Stiamo perdendo troppi uomini! Facciamo saltare tutto e leviamoci dai coglioni! Buongiorno. Merda! Arrivano con gli esplosivi! Raduniamoci e proteggiamo gli edifici! Tienili lontani dalla casa! Sono ferito!
occhio, elicottero in arrivo. Ehi, guarda in alto! Si sta... Quello che puoi. Quanto è grave? Siamo nella merda. Abbiamo perso molti uomini. I feriti sono messi male. Quando le gemelle arriveranno, saremo nei guai. Non è rimasto più nessuno. Ci sarebbe quel gruppo a nord, il nuovo Eden. Mi prendi in giro? Li ho visti in azione. Hanno attaccato il campo dove ero prigioniero. Erano in due. Sono fuggiti dopo essersi beccati una marea di proiettili. I guerrieri li chiamano fantasmi, ma io so quello che ho visto. Erano drogati fino alle palle degli occhi, cazzo. Ci serve quello che hanno. Ti rendi conto che stai parlando di Joseph Seed, l'uomo che ha terrorizzato per anni la nostra famiglia? Quello è il passato. Ci ha lasciato in pace, mamma. Qualunque cosa sia successa, è finita. Stanne fuori. Ci serve aiuto, altrimenti siamo morti. Un patto con il nuovo Eden è un patto col diavolo. È l'unica opzione che rimane. Quello che hanno, il loro segreto, ci serve. Siamo con le spalle al muro. Sentiamo cosa ha da dire Joseph. Qui ci penso io. Ti ha fatto del male? Ti senti bene? L'uomo con la barba mi stava solo dando del cibo. Se dovesse tornare, corri da me o dalla mamma, hai capito? Ho fame, hai detto che bisogna cercare cibo ovunque. Sì, ma da lui non prendiamo niente, nemmeno il cibo. Perché? Perché conosciamo quell'uomo da tanto tempo. Lui ha fatto cose molto cattive al tuo papà e anche alla nostra famiglia. Ehi, se lo vedi di nuovo, scappa più veloce che puoi, capito? Dai, vai dentro, tesoro. Deve capirlo. Non accettiamo nulla dagli eventi. Oh, my God.